Non fare il taco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice Creator. Clicca in basso a destra sul tasto Supporta un creatore ed inserisci Xiuderone! Dai! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xiuder e ragazzi, finalmente ci siamo. Abbiamo dovuto attendere 36-38 ore, se non ricordo male, ma la season numero 1 del capitolo 2 di Fortnite è finalmente disponibile e tutti ci abbiamo giocato oramai per una bella manciata di ore. Siamo ancora qua, ragazzi, dalla prima season di Fortnite fino ad oggi, e sono veramente contentissimo che ogni giorno guardiate tanto le mie live e soprattutto i miei video. Nel video di oggi parleremo, ragazzi, delle nuove skin e dei nuovi balli che sono stati trovati ovviamente nei file di gioco. Tanta roba nuova, tante cose interessanti, tutto stravolto, quindi le robe da dirvi sono tonnellate, cercherò di spezzarvele ogni giorno nei video. Però vedremo anche il nuovo starter pack già scoperto, già presente nei file di gioco, quindi probabilmente in arrivo in queste settimane, anche perché questa prima season non durerà moltissimo. Il 12 dicembre si fermerà e comincerà già la seconda season del capitolo 2, giusto il tempo di goderci il Fortnitemers e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Prima però volevo appunto ringraziare tutti quelli che guardano ogni giorno le live su Twitch e grazie anche a tutti quelli che guardano i video su YouTube. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima io ve la devo fare ed è davvero scontata come domandina. Grazie per tutte le risposte che mi lasciate ogni giorno nei commenti. Dai, l'avete già capita. Come ti sembra di primo impatto questa season? È difficile dare una parola o una breve spiegazione. La prima cosa che mi viene in mente è mastodontica. Nel senso, wow, mappa nuova, gameplay nuovo, grafica nuova, effetti nuovi, audio nuovo, armi nuove, skin, tutto nuovo. Mi piace un fottio. Mi piace la mappa tantissimo, gli do un 8,5 pieno alla mappa, super fatta bene. Devo ancora capire determinate cose, appunto parte di gameplay. Mi sembra tutto un po' più lento il gameplay, però saranno semplicemente delle mie idee. Insomma, sicuramente promossa, adesso la capiremo bene nei prossimi giorni. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito ragazzi a vederlo, sbadan, prepotente, il nuovo starter pack. Eccolo qua, è presente già nei file di gioco, non sappiamo niente, non sappiamo la rarità, non sappiamo il nome, non sappiamo il prezzo, non sappiamo quando esce, però sappiamo che è questo qua. In poche parole, una skin che si vede essere in linea con il pass battaglia di questa season, con tanto di backpack e piccone ovviamente inclusi. Non c'è nessuna copertura, costerà 4,99 immagino, come la maggior parte se non tutti gli starter pack. Ovviamente appena avrò delle informazioni aggiuntive o qui o anche su Instagram, comunque troverete sicuramente degli aggiornamenti. Ma non voglio farvi vedere ancora la mia brutta faccia, vi lascio un attimino con tutte le nuove skin e tutte le nuove cose trovate nel pass.
Insomma, ragazzi, tanta tanta roba nuova per questo pass battaglia. Molto carine le skin, ovviamente alcune ancora inerenti la pesca, che non è altro che uno dei nuovi elementi di questa season. Tra l'altro, forse non lo sapete, ma ovviamente con le canne da pesca che si trovano in giro si può pescare un sacco di roba interessante: armi, shield, bende, quindi cure in generale, ma anche i pesci e la latta. Tra l'altro, stiamo vedendo in questo momento tutte le varie tipologie di pesce che si può pescare, partendo dal primo, il small fry, un pesciolino piccolino che consumato ci darà un 25, se non ricordo male, di salute fino a un massimo di 75. Non mi sembra che si può andare full. Lo slurpfish, l'unico pesce epico che fa insomma le veci della slurp, dovrebbe dare 75 in totale tra salute e shield. Il flopper, che non è altro che il pesce più comune, ci dà 50 di salute, e il mythic goldfish, questo invece, ragazzi, si trova veramente poche poche volte, non l'ho ancora trovato, è come se fosse una chug, quindi 100 di salute e 100 di shield. Si può anche trovare però la rusty can, che dovrebbe essere in italiano la latta di metallo, più o meno, ed è molto interessante perché si può utilizzare come arma, la si può lanciare, fa 20 di danno e la si può raccogliere, quindi è infinita. Una piccola curiosità che magari forse non tutti sapevano. E arriviamo alla fine del video, ragazzi, dove vi dico i nuovi update. Sì, perché sono già stati prestabiliti 4 nuovi aggiornamenti della versione 11.0, che è appunto quella in cui stiamo giocando in questo momento, la patch 11.0. La prima sarà il 22 ottobre, la versione 11.1. Poi il 29 ottobre probabilmente ci sarà un downtime dei server e arriverà la versione 11.10, che includerà anche le cose di Halloween. Un update numero 1 il 5 novembre, dove arriverà tra l'altro il bundle Dark Fire, quindi il fuoco oscuro, quello da 30 euro. E per chiudere, ragazzi, secondo content update il 12 novembre, saremo già praticamente ad un mese di distanza dal termine della season. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su. Noi iniziamo alle 8 in live su Twitch. Ciao!